La montagna, le sue storie, l'alpinismo, ma anche la difesa dell'ambiente e delle tradizioni. Tutto questo e molto altro ancora è il CAI, il Club Alpino Italiano, fondato il 23 ottobre del 1863 a Torino. Gli obiettivi dell'associazione sono molteplici e vanno dalla diffusione della frequentazione della montagna alla difesa delle tradizioni e della cultura alpina. Per meglio conoscere il CAI, la sezione valtellinese, che da sola conta 1500 soci, ha dedicato una serata della rassegna La Sfinge Alpina. La sezione valtellinese nel 2022 festeggerà 150 anni dalla sua fondazione. Il prossimo appuntamento è fissato a lunedì 29 marzo e sarà dedicato a conoscere il CAI. Molto spesso si parla di club alpino, si sa che c'è una sede centrale, che ci sono le sezioni, ma non lo si conosce a fondo, specialmente nelle sue articolazioni a livello centrale. E allora abbiamo pensato di parlare con il vicepresidente generale Antonio Montani, che ci parlerà proprio della organizzazione a livello centrale. Poi ci sarà Giancarlo Nardi, che è responsabile del coordinamento degli organi tecnici e delle strutture operative, e vedremo un po' di capire che cosa sono questi organi tecnici e queste strutture operative. A partire dagli anni Ottanta, la Fondazione Luigi Bombardieri del CAI Sezione Valtellinese organizza questo ciclo di incontri. Questa volta il CAI, come detto, parlerà di sé con i suoi iscritti. E in particolare avremo i presidenti di alcune di queste strutture che si interessano soprattutto di cultura. E così avremo modo di parlare con Alessandro Pastore, che è il presidente del centro editoriale e ci parlerà un po' dell'editoria del CAI. Poi ci sarà Gianluigi Montresor, che ci parlerà della coralità e della Biblioteca Nazionale. Poi ci sarò io, che parlerò della Cineteca, e Raffaele Marini, che invece parlerà della Commissione Centrale di Tutela Ambiente Montano, che ovviamente è quella commissione che si interessa di tutte le problematiche che hanno delle ricadute ambientali. Un anno, il 2021, che pandemia permettendo, ci riserverà tanti eventi legati alla montagna. Nel 2022, in occasione dei 150 anni della sezione valtellinese, l'Assemblea Nazionale si terrà a Bormio. CAI è la più grossa associazione nazionale, che ha più di 300.000 soci e ha una struttura estremamente articolata e complessa, perché intanto a livello centrale è un ente pubblico non economico, mentre invece in tutte le sue articolazioni territoriali, dai gruppi regionali fino alle sezioni, alle sottosezioni, si tratta di associazioni private, poi organizzate da un punto di vista giuridico in diverse forme. E quindi è un po' proprio questa complessità che crea anche delle difficoltà di comprensione. Faccio un esempio, uno su tutti, che è quello dell'assemblea. In tutte le società, in tutte le associazioni, all'assemblea, che è l'organo sovrano, partecipano tutti i soci. Al CAI non è possibile, perché con 300.000 soci bisognerebbe avere, forse non basterebbe neanche uno stadio. E allora si è dovuti arrivare a un escamotage, nel senso che all'Assemblea Nazionale del CAI partecipano soltanto i delegati, cioè c'è un rappresentante ogni 500 soci. Non è proprio esattamente così, ma per renderla breve è questo il concetto. E quindi ovviamente il numero si riduce notevolmente, mi pare che i delegati attualmente siano circa 1200. Però è sempre, quando organizzare un'assemblea è sempre un'impresa abbastanza grossa. E a questo proposito ricordo che l'anno prossimo, nel 2022, l'assemblea dei delegati verrà organizzata dalla sezione valtellinese del CAI di Sondrio insieme alla sezione Maiella-Chieti, perché tutte e due queste sezioni compiono l'anno prossimo 150 anni di storia e fra l'altro dal 1988 sono gemellate, e quindi la organizzeranno insieme e l'assemblea si terrà a Bormio.